amici di Proiezione de Moda TV, auguri, buon anno 2020. Oggi molto felice, abbiamo due invitati molto speciale, perché per chiudere questo cerchio delle feste, chi altro che avere due bambini che ci parleranno prima di come sono andate queste feste, che cosa le ha portato Babbo Natale e che cosa loro aspettano da quest'anno, che ne so, sono bambini. E adesso ci presentiamo a Guri. Come ti chiami? Steven. E te? Davide. Allora, ciao Davide e Steven, benvenuti a Proiezione de Moda. E voglio parlare prima con Steven. Quanti anni hai? 2. No, questi sono 4. Quanti sono 4? Hai 4 anni? Vai alla scuola? Ti piace andare a scuola? No, devi rispondere con la bocca. Sì! Che ti ha portato Babbo Natale? Questi treni. Wow! Raccontaci di questa pista dei treni. E belli. Sono belle? Adesso passiamo con Davide, così Davide ci racconta come ha vissuto queste feste, che cosa le ha portato Babbo Natale e con cosa aspetta lui ed è quest'anno. Prima, quanti anni hai? 8. Allora, raccontaci come è andata queste feste. Bene. Che ti ha portato Babbo Natale? Tabelline e problemi, domino. Abbiamo qua uno dei giochi. Che cosa sono questi? Raccontaci. Tabelline. Perché cosa servono? Io non lo so. Raccontaci a loro, guarda loro e dile che cosa sono queste, che loro non lo conoscono. Sono tabelline. Per giocare. Per giocare e imparare. Tabelline. Ok, questo chi te l'ha regalato? Babbo Natale. Bravo, Babbo Natale. Sai che Babbo Natale sempre capisce che cosa abbiamo bisogno? Raccontami, te come bambino, come hai vissuto queste feste? Bene. Bene, bene, che hai fatto? Digli alla gente che non ti conosce. Che hai fatto? Sono andati dai nonni. Ah, siete andati dai nonni. Avete fatto la recita? Sì. E tu che hai fatto? Facci vedere che hai fatto tu alla recita. La fattoria. Sì, per farmi vedere. Canto un po'. E vuoi fare il cantino a Natale? Fammi vedere come faceva, dimmi. Tin dun dun. Vai, tin dun dun. Tin dun dun, tin dun 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 dun. Che bello. Che bello. E te? Hai fatto la recita? Sì. Che hai fatto? Raccontaci un po'. Di canzone abbiamo fatto o albero, din dun dun. Altra cosa? Bianco Natale. Wow. Senti una cosa, Davide, tu quanti anni hai, mi hai detto? 8. E che classe fai? 4. La quarta. È molto impegnativa la quarta, no? Sì. Faccio così le classe. Ah, lui fa tanti disegni. Sente, è difficile fare il bambino? Quale? Un robot fai? Sì, raccontaci, dimmi, è facile o difficile? Che fanno i bambini solitamente? Giocano. Wow, allora è divertentissimo fare il bambino. Sì, io sono un robot bello. Senti una cosa, domani e oggi, diciamo oggi è la Befana. Che se che si festeggia in questa data? Alla Befana si il battesimo di Gesù. Ah, il battesimo di Gesù? Gesù! Anche noi fatto! Anche noi fatto! Ah, anche voi avete fatto! E che cosa è che le porta questa Befana? Calze! Calze con che cosa? I dolci! Dolce, una cosa, voi siete stati mai a una sfilata di moda? Sì. A me no. Sì.
raccontaci un po', perché il nostro programma è proprio di moda. Dici com'è andata questa giornata? Beh, che hai visto? Che cosa hai visto? Ti piacciono le sfilate? Sì. Sei stato mai a una sfilata? Sì. Come modello o soltanto a osservare? Una volta l'abbiamo fatto il modello. Che avete sfilato? Che cosa avete, vi siete messi? Ci siamo messi. Io mi sono messo un vestito nero. Ah, siete stati a una sfilata di abito di sposa? Di che avete fatto? Siamo andati sul parco. E io andato in pulmino alla scuola. Ah, tu sei andata un pulmino alla scuola. E anche tu hai sfilato quella volta? Ti piacciono gli applausi? Sì. Però allora parliamo una cosa più seria. Quali sono i cartoni che più vi piacciono? Che cartone ti piace vedere incartonito? Lego. Lego? Quali sì. sono questi? Il Lego è City. Ah, Lego City lo fanno vedere la TV? Sì. Ok, invece parlaci un pochino di questi cartoni perché noi non lo conosciamo. Che cartoni ti piacciono? Tutti. Dimmi il nome, a noi ci piacciono i nomi. Nome. Abbiamo avuto un blackout con Davide, un attimino che lui si sta pensando. Quali sono i tuoi cartoni favoriti? Questo robot, cartoni robot. Davide, per favore, le persone stanno aspettando. Ha preso quello di Steven. Che cosa ha preso Steven? Devo. Siete andati al cinema questa Natale? Sì! Che hai visto tu? Dimmi, che hai visto al cinema? Cosa di Natale? Che cosa hai visto? Il film? Come si chiamava il film? Frozen. The Frozen? E com'era questo film? Battaglia! Ah no, allora questa era una guerra della galassia. Com'era questo film? Star Wars. E poi hai visto a Elsa, la sorella? Sì. È bello questo film? Sì, c'era anche Jackie, il fuoco. Ok, è vero. E te? Abbiamo visto Star Wars noi. Ah, sai quanto c'è Star Wars? Noi non l'abbiamo visto. C'erano delle navicelle che ogni navicella c'era un distruggipianeta. Mamma mia, che paura! E vi piacciono questi film? Sì! Ok. E non hai visto a Frozen? L'ho visto poco perché siamo arrivati dopo, no? Ok. E poi ho visto un mare da barche. Ah, ok, la barca. Allora, gli volete mandare un saluto a tutte le persone che faranno fatica a vedere questo programma? Ciao! E tu, Steven? Ciao! Noi, vabbè, abbiamo voluto fare questo primo programma per farvi conoscere un pochino a Davide e Steven e parlare un pochino cose dei bambini, perché oggi si festeggia proprio il giorno dei bambini, 6 di gennaio, dove si mangiano le calze. Al nostro paese, invece fare la Befana, parliamo dei Re Magi, perché si dice che il 6 gennaio i Re Magi li hanno portato i doni a Gesù, hanno trovato al bambino Gesù e gli hanno portato i doni. Per questo oggi noi abbiamo voluto fare questa piccola introduzione dell'anno, perché ricordatevi che per più cose brutte o più problema che abbiamo, sempre dobbiamo tirare fuori il nostro bambino interiore. Tanti baci e continuate con Proiezione de Moda TV.
E per rimanere un po', per continuare con voi a parlare di tante cose, voglio farle vedere un'intervista che avevo fatto un po' di tempo fa e mi piacerebbe farvela godere. Parlo sui tatuaggi. So che tantissimi di voi vi piacciono i tatuaggi e che se sta pensando, facendo un pensierino questo nuovo anno, farsi un tatuaggio, a qui va questa bellissima intervista. Non potete mancare. Cómo nace la pasión por los tatuajes, cuáles son los tatuajes que la gente más requiere o que la gente más se hace. Hola, Daniele. Hola. Dimmi, come nasce quella passione per fare i tatuaggi? La passione per il tatuaggio nasce nella storia e nel tempo. Già gli antichi romani si tatuavano e oggi è diventato sempre più un fenomeno sociale, non legato per forza alla moda, ma legato all'abbellimento del corpo. Inchiostro che si va a legare con la nostra passione che ci mettiamo all'interno di questo lavoro, che è diventato un vero e proprio lavoro negli anni. Oggi sempre più persone vanno alla ricerca di uno stile che più può rappresentare quell'idea che vogliono svolgere, quindi un vero e proprio lavoro, una vera e propria passione per le persone, ok? Quali sono le persone che vengono più a richiederti i tatuaggi? Le donne o gli uomini? Quali sono le persone che più si fanno tatuaggi? Si la mujer o los hombres? Oggi ormai quasi una questione paritaria, nel senso prima si tatuavano molto di più gli uomini, adesso anche le donne si tatuano tantissimo, mentre prima era difficile trovare una donna con delle braccia tatuate, oggi è diventata una cosa di costume, una cosa comune, quindi è sempre bello a mio avviso vedere una donna per me tutta tatuata, quindi sì, è una cosa interessante. Parlando dei tatuaggi, parlami di questi. E questi per me... Una mariposa, un lacito. Per me sono dei tatuaggi che sono legati a un momento della mia vita particolare. Ogni tatuaggio non per forza deve, come in questo caso la farfalla, essere legata a un qualcosa che devi spiegare, ma deve fermare un momento della tua vita, l'emozione che vuoi fermare in quel momento della tua vita, una fotografia che quindi deve essere importante, lo puoi fermare con qualsiasi disegno. Oggi può essere una farfalla, domani può essere un altro oggetto, un altro animale, ma l'importante è il momento che vuoi andare a fermare per quello che per te significa veramente. Dimmi questa cosa che non si possono fare i tatuaggi pari. Sì, è una leggenda ovviamente, ma è legata al mondo dei marinai. Praticamente il marinaio, quando partiva la prima volta e si imbarcava verso una destinazione, prima di partire si faceva un tatuaggio, arrivava nella destinazione prescelta e si tatuava anche quando ritornava. Quindi questa tradizione legata al fatto che siano dispari voleva significare che la persona non era ritornata, quindi era morto in mare o gli era successo qualche cosa, e quindi ecco perché si dice che i tatuaggi pari portino male, non siano di buona suerte, no? Allora niente, saluta a Imagen Internacional e así nos despedimos e nos encontramos en... Ciao a tutti a Imagen Internacional, un bacione a tutti. Ciao. Ciao, grazie, ciao.